Prego di alzarvi in piedi, la cerimonia prende inizio con il corteo accademico. La cerimonia di dottorato di ricerca ad onore al professor Giorgio Parisi prende ora inizio e saluto anche tutti gli spettatori in streaming, oltre che a quelli qui presenti nell'aula magna intitolata Galileo Galilei, ed è costituito da delegate e delegati della rettrice, prorettrici e prorettori, dal direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia, il professor Flavio Seno, dal coordinatore del corso di dottorato in Physics, il professor Monaco, nonché ovviamente dal nostro celeberrimo dottorando ad honorem, il professor Giorgio Parisi, e ovviamente la magnifica rettrice. Grazie a tutte e a tutti per la numerosa e preziosa partecipazione. Vi potete accomodare. Ora la magnifica rettrice dell'Università degli Studi di Padova, la professoressa Daniela Mappelli, prende posto al podio per leggere la laudatio. Care e cari, è con grande piacere che do il benvenuto a tutte e a tutti i rappresentanti della comunità accademica, agli ospiti qui convenuti e in particolar modo al professor Giorgio Parisi, al quale abbiamo l'onore di conferire oggi il dottorato ad honorem in Physics. Professore emerito di fisica teorica delle interazioni fondamentali all'Università di Roma La Sapienza, è membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei, dell'Académie des Sciences di Francia e della National Academy of Science degli Stati Uniti d'America. Giorgio Parisi ha vinto innumerevoli premi scientifici, tra i quali la medaglia Boltzmann, la medaglia Dirac, il premio Fermi, il premio Osanger, il premio Wolf, e nel 2021 ha ricevuto, sesto italiano di sempre, il premio Nobel per la fisica, per aver svelato l'interazione fra disordine e fluttuazione nei sistemi fisici, dalla scala atomica a quella planetaria. Giorgio Parisi si è laureato a Roma, la città in cui è nato, nel 1970 sotto la guida di uno dei più grandi fisici italiani del Novecento, Nicola Cabibbo. Assunto come ricercatore INFN, ha trascorso periodi nei più importanti centri di ricerca, come la Columbia University, l'École Normale Supérieure di Parigi e il CERN di Ginevra. Ma come per tutto il resto della sua carriera, pur allettato dalle offerte delle più prestigiose università, ha sempre mantenuto Roma e l'Italia al centro della sua vita. Ed è giusto sottolineare questa sua italianità, limpida prova che anche in un paese dove scienza e istruzione sono cronicamente sottofinanziate, è possibile fare ricerca a livello più alto. Ed è proprio a Roma che nel 1981 diventa professore ordinario di fisica teorica, a soli 31 anni. Come allievo di Cabibbo, Parisi inizia la sua carriera nel campo della fisica delle particelle e a soli 29 anni introduce le equazioni, note anche come equazioni di Altarelli-Parisi. Contemporaneamente è attratto anche da argomenti fondamentali di teoria dei campi e in particolare dalle teorie di campo conformi. Questo lo porta in poco tempo ad affrontare problemi di meccanica statistica, dove rapidamente si impadronisce della tecnica delle repliche, uno strumento formale che i ricercatori possono talvolta utilizzare per ridurre la complessità dei sistemi con interazioni eterogenee. Parisi vuole capire il caso paradigmatico dei vetri di spin, un tipo particolare di lega dove gli atomi magnetici interagiscono in modo casuale, contrariamente a quello che avviene nei ferromagneti puri. L'eterogeneità nelle interazioni tra gli atomi produce la cosiddetta
frustrazione degli stati del sistema a bassa temperatura, la chiave per l'emergenza della complessità. L'applicazione della teoria del campo medio ai vetri di spin richiede innanzitutto l'introduzione di repliche, ovvero delle copie identiche del sistema che alla fine dei calcoli devono essere uguali a zero. Le applicazioni originali delle teorie standard ai vetri di spin assumevano che le repliche potessero essere trattate in modo del tutto equivalente, che ci fosse cioè la simmetria di replica e come conseguenza l'esistenza di un unico parametro d'ordine. Tuttavia, questa assunzione portava al risultato assurdo che l'entropia a basse temperature diventava negativa. Giorgio Parisi risolve l'incongruenza con un'idea folgorante. L'astuzia consiste nel dividere le repliche in gruppi e poi questi gruppi in sottogruppi e questi sottogruppi in sottogruppi più piccoli e così via. Gradini che non finiscono mai. Il risultato netto è che si ottiene non uno, ma un numero infinito di parametri d'ordine e la conseguente rottura della simmetria di replica. Questa suddivisione risolve tutti i problemi e porta alla soluzione esatta del modello di campo medio dei vetri di spin. Tale risultato ha richiesto l'invenzione di una nuova tecnica formale che solo decenni dopo è stato dimostrato portare alla soluzione esatta. La citazione di Parisi per l'assegnazione della medaglia Boltzmann nel 1992 affermava che il suo lavoro costituisce una delle più importanti scoperte nella storia dei sistemi disordinati. I sistemi disordinati non si trovano solo nelle leghe magnetiche e la lezione appresa dai vetri di spin si è estesa ad altri campi. In particolare, l'uso di repliche e la rottura della simmetria tra di esse si è rivelato utile nel campo informatico dell'ottimizzazione combinatoria, in cui i ricercatori devono massimizzare o minimizzare una funzione di molte variabili soggetta a una varietà di vincoli. Il lavoro di Parisi sui vetri di spin è solo però una parte della sua vastissima produzione scientifica. In un'intervista Parisi ha detto: «Ho la tendenza a lavorare su diversi argomenti contemporaneamente, perché per avere un'idea ci vuole del tempo». Dalla sua mente escono proposte nei più svariati campi, come l'idea di introdurre i multifrattali nella turbolenza e negli attrattori strani, o quella di usare la teoria delle reti per affrontare problemi di monologia, oltre che quello di progettare un supercomputer. Più recentemente, Parisi ha studiato sistemi altamente complessi e disordinati, che anche non scienziati possono apprezzare. Gli stormi vorticosi d'uccelli. Gli storni sono molto interessanti perché compiono movimenti molto rapidi nell'aria, si muovono in modo molto rettilineo, molto veloce e lo fanno a migliaia e migliaia, ha detto Parisi in un'intervista, aggiungendo: uno dei problemi è come fanno a comunicare per fare questo movimento collettivo. Parisi e 20 altri colleghi trascorsero così un intero inverno a scattare 100.000 fotografie di stormi in volo. E proprio qui a Padova, nel giugno del 2007, in una giornata organizzata dal Dipartimento di Fisica per far incontrare le comunità dei fisici e dei biologi, Parisi presentò questi risultati, lasciando di stucco gran parte dei presenti che si aspettavano di vedere formule complicatissime. Gli stormi di storni rappresentano un esempio pratico e misurabile di un sistema complesso. Possono sembrare molto lontano dai vetri di spin, ma hanno qualche cosa in comune. La complessità del loro comportamento non è data dalla semplice somma delle leggi dei singoli componenti, ma emerge dalle loro intricate interazioni. More is different, come diceva il premio Nobel Anderson nel suo pionieristico articolo del 1972. In un recentissimo editoriale sulla rivista Sapere, Parisi sottolinea che la complessità, che è il tema tra l'altro del suo intervento oggi qui in Aula Magna, può essere ben rappresentata anche dal cervello umano, costituito da singoli neuroni che funzionano con leggi fisico-chimiche ben definite
che però, una volta messi insieme, producono comportamenti enormemente complessi. Pensiamo soltanto alla vasta gamma di emozioni che siamo in grado di provare. Ecco, oggi, qui, celebriamo uno scienziato che ha saputo spaziare su un fronte amplissimo di problemi, dal confinamento delle particelle all'interno del nucleo a quello del volo degli uccelli. Uno scienziato che ha sempre sorpreso e aperto nuove frontiere. Ricordo un'intervista di tanti anni fa a un altro fisico romano, Carlo Bernardini, che alla domanda «Quale sarà la fisica del futuro?» rispose «Quella che sta facendo e che farà Giorgio Parisi». Ma ai meriti scientifici va aggiunta anche un'intensissima attività di promozione della cultura scientifica, di partecipazione sociale e di passione civile. Partecipazione sociale, passione civile, promozione della scienza e della cultura che in questi ultimi 2 anni, da quando, forse suo malgrado, è diventata una stella dei programmi televisivi, sta cercando di trasmettere ad un pubblico sempre più grande. La cerimonia di oggi rappresenta una delle ultime celebrazioni per l'Annus Mirabilis che ci ha visto ricordare gli 800 anni della nostra università. Come ho avuto più volte modo di dire, è stato un anno meraviglioso, emozionante, nel quale abbiamo avuto conferma di essere una grandissima comunità poliedrica, multidisciplinare, ma unita dal linguaggio comune, parlato da tutte e tutti noi, quello del sapere. Abbiamo avuto l'onore di ospitare personalità di rilievo e grandi artisti e oggi qui, nell'Aula Magna, dedicata a uno dei più nostri illustri docenti, quel Galileo Galilei a cui l'Ateneo di Padova assicurò quella libertà di ricerca che in altri luoghi non poteva avere e che portò allo sviluppo del metodo scientifico, celebriamo il nostro 800enario con la presenza del professor Parisi, che ha mostrato in tutta la sua straordinaria carriera la libertà di oltrepassare i confini e di cercare la contaminazione profonda dei saperi, coniugando passione sociale e civile. Tutto questo è nel DNA del nostro Ateneo, nei nostri 800 anni di libertà e futuro. Benvenuto tra noi, Giorgio Parisi. Ed ora il direttore del Dipartimento di Astronomia e Fisica intitolato Galileo Galilei, il professor Flavio Seno, prende posto al podio per leggere le motivazioni della proposta di dottorato. Magnifica rettrice, gentili colleghe, colleghi e studenti, autorità, signore e signori. Il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova propone di conferire al professor Giorgio Parisi il dottorato di ricerca ad honorem in physics per i suoi pionieristici contributi nella fisica teorica delle particelle elementari, nella teoria quantistica dei campi e nella fisica statistica, ed in particolare per aver svelato l'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici a tutte le scale possibili. Risultato che gli ha valso l'assegnazione del premio Nobel per la fisica nel 2021. La produzione scientifica di Giorgio Parisi è vastissima e copre, come abbiamo sentito, svariati settori della fisica teorica, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. In ognuno di questi ha fornito contributi di enorme rilevanza. Questa poliedricità ha dell'incredibile nella scienza moderna iperspecializzata e lo accomuna ad Enrico Fermi, ultimo grande fisico sia teorico che sperimentale, la cui attività si svolse però quasi un secolo fa. Ad Enrico Fermi lo si può accostare anche perché entrambi hanno vinto il premio Nobel per la fisica per ricerche condotte interamente nel nostro paese.
Giorgio Parisi è unanimemente riconosciuto come il fondatore della teoria fisica dei sistemi complessi, poiché ancora negli anni Ottanta ha scoperto quei meccanismi nascosti ma universali che regolano il comportamento di molti sistemi, il cui andamento collettivo è caratterizzato da proprietà emergenti. Tali proprietà scaturiscono quando la somma delle parti non basta a dare il totale e l'approccio riduzionista non è più un paradigma sufficiente per fare predizioni. La natura è piena di fenomeni emergenti. La sincronizzazione tramite interazione, come la comunicazione delle cellule cardiache che si modulano per creare una contrazione, o quella delle luci emesse dalle lucciole, che, interagendo tra loro, fanno in modo di emettere segnali luminosi, tutti assieme, o tutti i fenomeni che in biologia sono chiamati pattern, dove l'interazione crea dei motivi geometrici affascinanti, come le dune nel deserto e le spirali sulle superfici delle conchiglie. La grande rilevanza del lavoro di Giorgio Parisi è proprio quella che i suoi risultati possono avere applicazioni nei più svariati campi della scienza, dove la complessità diviene la teoria unificante. Non a caso, nell'assegnazione del premio Nobel, il lavoro di Giorgio Parisi viene affiancato a quello di Isikuro Manabe e di Klaus Hasselmann, pionieri della modellizzazione fisica dei fenomeni di cambiamento climatico. Quando Giorgio Parisi iniziò giovanissimo la sua carriera accademica in Italia, non esisteva ancora il titolo di dottore di ricerca, che fu istituito con decreto ministeriale il 5 giugno del 1982. A quell'epoca era già professore ordinario presso l'Università di Roma II a Tor Vergata e pertanto non ha mai avuto la necessità pratica di ottenere quel titolo. È per me quindi un onore ed un privilegio potervi riferire oggi che il Dipartimento di Fisica e Astronomia ha deciso, all'unanimità dei suoi voti, in base a queste motivazioni e al curriculum eccezionale, di proporre l'attribuzione del dottorato d'onorem in physics a Giorgio Parisi, ritenendo che tale attribuzione sia una doverosa gratificazione a uno dei più illustri scienziati che il nostro Paese abbia mai avuto e un onore per la nostra Università. Ed ora la magnifica rettrice dell'Università di Padova recita la formula di proclamazione e conferimento del dottorato di ricerca ad honorem a Giorgio Parisi. Repubblica Italiana in nome della legge. Noi, professoressa Daniela Mapelli, rettrice dell'Università degli Studi di Padova, vista la deliberazione del Collegio Docenti del corso di dottorato in Physics dell'Università di Padova del 24 novembre 2021, nella quale si propone di conferire a Giorgio Parisi, nato a Roma il 4 agosto 1948, il dottorato di ricerca ad honorem in Physics. Visto l'articolo 169 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, numero 1592. Visto l'articolo 8 della legge 21 febbraio 1980, numero 28. Vista la deliberazione del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova del 14 dicembre 2021. Vista la delibera del Senato Accademico del 21 giugno 2022. Vista l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca con lettera protocollo numero 22293 del 14 ottobre 2022, conferiamo a Giorgio Parisi il dottorato di ricerca ad honorem in Physics in convenzione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e gli rilasciamo il presente diploma a tutti gli effetti di legge. Padova, 30 gennaio 2023.
Ed ora ascoltiamo la Lectio Magistralis del dottore di ricerca ad honorem, professor Giorgio Parisi. Magnifica rettrice, illustri professori e professoresse dell'Università di Padova, cari colleghi, studenti, autorità, gentile pubblico, signore e signore, io sono veramente contento, felice di ricevere questo dottorato in questa università che non solo è la seconda università d'Italia e la settima d'Europa come fondazione, e precisamente in questo 800° anno dalla fondazione di questo illustre Ateneo, ma è un'università che ha avuto un ruolo fondamentale per la fisica italiana, un ruolo fondamentale, dicevo, direi, per la fisica di tutto il mondo, a partire non solo da Galileo Galileo, ma da tantissimi scienziati più moderni, più recenti, di cui posso essenzialmente ricordare la favolosa Milla Baldo-Ciolin, scomparsa qualche anno fa, e che era stata fondamentale per la fisica italiana, e tutti i colleghi e professori con cui ho avuto dell'Università di Padova, con cui ho collaborato o con cui ho avuto contatti estremamente, estremamente stretti. E quindi sono estremamente felice di ricevere il primo dottorato italiano della mia vita in questa università. Quindi, benissimo. Allora, io vorrei durante questa mia lezione, scusatemi un istante che mi organizzo anche per i tempi, e in quest'aula estremamente bella e suggestiva, con una citazione di Eraclito. Un mucchio di Eraclito aveva scritto: un mucchio di rifiuti sparsi a caso, l'ordine più bello. È una citazione che mi piace molto. Sfortunatamente non è chiaro esattamente cosa Eraclito volesse dire, è un poco oscura. D'altro canto, Eraclito è l'oscuro, quindi come il dio, è un po' come il dio in cui seggia a Delfi. Eraclito non dice né nasconda, ma indica. Quindi, io mi presento qui essenzialmente come fisico, come ho dottorato in fisica, giustamente sono stato riconosciuto ufficialmente fisico con il dottorato, e quello che però volevo chiarire è che cosa intendo con la parola fisica. Ci sono varie possibili definizioni di fisica e ne scelgo una molto ampia. La fisica è quella scienza della natura in cui il ragionamento matematico è essenziale. Infatti, non a caso Galileo è professore di matematica in questa università. La natura può essere però studiata in tanti modi. In biologia il ragionamento matematico a volte viene usato, ma spesso, almeno una volta, ma non fa parte dei concetti essenziali. La fisica può essere considerata come una scienza e dovrebbe essere. In una teoria fisica matura si parte da alcune leggi, da alcuni assiomi e le proprietà fondamentali che dovrebbe avere un corrispondente oggettivo. I sistemi fisici vengono descritti in un modo matematicamente preciso e a partire da questa impostazione matematica di base seguono le deduzioni formali, spesso sono fatte con una matematica traballante, ma è possibile, non siamo matematici, su come il sistema si deve comportare. E una volta impostati gli assiomi iniziali, ovviamente imitandosi l'esperienza, tutto segue logicamente, a volte se le deduzioni sono difficili. E la fisica, al contrario di molte scienze naturali, tende a semplificare, a considerare solo alcuni aspetti di un fenomeno, trascurandone completamente altri, e in questa sua rappresentazione del mondo differisce da tante discipline. Procede in questo modo, è uno dei grandi vantaggi, o se volete anche svantaggi, della fisica. Se molto semplificando diciamo che la fisica è nata con Galileo, uno dei passaggi cruciali è stata la costruzione di una teoria dove si trascurava completamente l'attrito. Notate
che in un mondo privo di attrito io non potrei né camminare, scivolerei, né mangiare il cibo che cadrebbe dalle posate. Il mondo galileano in cui è cominciata la fisica moderna è completamente diverso da quello reale. Successivamente, col passare dei secoli, sono stati aggiunti altri ingredienti fino a diventare ai giorni d'oggi un'approssimazione per molti versi soddisfacente del mondo reale. Questo punto di vista originario è reso molto bene da una frase molto bella tratta da una lettera di Torricelli, dove parlava delle sue teorie sul moto dei corpi e diceva che i principi della mia dottrina, del mio libro Dottrina de Motu, siano veri o falsi, a me importa pochissimo. Perché se non sono veri, fingasi che siano veri, come conformemente come abbiamo supposto, e poi prendasi tutte le altre speculazioni derivate da essi principi, ma non come cose miste, ma come cose geometriche. Infatti, io suppongo che traducendo il linguaggio moderno, suppongo che i corpi si muovano in assenza di attrito atmosferico con la forza di gravità, e quando ho assunto questo, seguirà tutto quello che ha detto Galileo. Se poi le palle di piombo, di ferro, di pietra non osservano questa supposta proporzione, suo danno, noi diremo che non parleremo di esse. Quindi, se il mondo non si adegua alla semplificazione della fisica, il danno è del mondo, non della fisica. Questo è ovviamente, Galileo è uno sperimentale, è un fisico sperimentale rifinitissimo, sappiamo le sue misure della pressione atmosferica, quindi è chiaro che lui ci teneva al mondo reale, però quello che aveva capito bene è che la comprensione approfonda del moto dei corpi in assenza di attrito era preliminare alla comprensione dei fenomeni con attrito e quindi è un passaggio obbligato. Quindi il fatto che io parli della complessità dal punto di vista di un fisico in qualche modo può essere considerato riduttivo, perché analizzo questa parola complessa dal mio punto di vista, che è quello limitato di un fisico. La parola complesso a volte scivola tra le mani di chi cerca di darne una definizione precisa. A volte se ne sottolinea il significato complicato, ossia composto da molti elementi, una centrale nucleare, un aereo, un sistema complesso in quanto è composto da un milione, diciamo, di pezzi differenti. Altre volte si sottolinea il significato di incomprensibile. Molto spesso nei convegni sui sistemi complessi capita che ciascun oratore usa la parola complesso in una maniera con accezione differente. A parte i veri problemi di definizione, le vere difficoltà nascono quando, dopo aver dichiarato che il condotto sistema è complesso, si vuole utilizzare questa affermazione per ottenere risultati positivi. E a volte però viene utilizzata per lavarci le mani, limitandosi a dire che visto che il sistema è complesso non possiamo fare predizioni. Allora, in questi ultimi decenni l'attenzione si è concentrata sui sistemi complessi composti da elementi diversi che interagiscono fra di loro secondo leggi più o meno complicate e in cui sono presenti un gran numero di meccanismi che ne stabilizzano il comportamento collettivo. La teoria dei sistemi complessi, che i fisici hanno messo a punto, si colloca a metà strada tra un punto di vista riduzionista tradizionale, che peraltro sembra non portare da nessuna parte, è un punto di vista olistico globale in cui si trascura la natura dell'interazione fra costituenti. Questa teoria parte dall'analisi e comportamento dei singoli costituenti, ma anche aggiunge l'idea che i dettagli e minuti delle proprietà dei componenti sono in qualche modo irrilevanti e che il comportamento collettivo non cambia se si cambiano di poco le leggi che regolano l'interazione tra i componenti. Allora, la teoria dei sistemi complessi ha tantissime sfaccettature e punti di vista diversi e vorrei oggi, anche se in modo approssimativo, affrontare l'aspetto fondamentale, almeno per me, che nei sistemi complessi esistono equilibri multipli.
comincerei con riferimento, anche se è molto lontano dalla fisica, che è la teoria di Eldredge e Gould sull'evoluzione della specie, elaborata nel 1972, la quale parla di equilibri punteggiati, punctuated equilibria in inglese, assumendo che in evoluzione ci siano lunghi periodi di stasi, di non evoluzione, stasi in greco vuol dire fermata, separate, punteggiate da cambiamenti veloci con un processo che non è continuo. A questo punto da loro l'evoluzione viene vista come un processo discontinuo. Ci sono periodi molto lunghi in cui non succede niente, almeno a livello del fenotipo, e poi all'improvviso si forma un nuovo fenotipo che è differente. Questa idea del 75, del 72 evoluziona la teoria dell'evoluzione, ammettendo che in un sistema complesso come quello di una singola specie ci siano lunghi periodi di equilibrio separati da transizioni veloci che portano a un nuovo punto di equilibrio. Questo può succedere negli ecosistemi, nelle glaciazioni, nelle ere geologiche e via via. Possiamo quindi dire in generale che un sistema complesso può stare in molti stati di equilibrio, mentre un sistema semplice può stare in pochi o un solo stato di equilibrio. Se prendiamo un sistema semplice, l'acqua, e prendiamo dell'acqua a temperatura ambiente in un bicchiere, e quest'acqua può stare solo in forma liquida o in forma gassosa. Può evaporare, può stare dentro il bicchiere, ma non ci sono altre possibilità. Se prendiamo un animale, un sistema complesso, questo può fare tante azioni diverse e passare da uno stato all'altro in maniera veloce. Allora, il sistema complesso, di cui certamente abbiamo la maggiore familiarità, è certamente il nostro cervello. Prendiamo per esempio una parte fondamentale del cervello, quella responsabile della memoria. Se decidiamo di memorizzare qualcosa o un ricordo, la nostra memoria può rimanere in uno stato di ricordo attivo per un periodo relativamente lungo di 5-10 secondi. Perché dico che 5-10 secondi è un periodo lungo? Perché i singoli neuroni cambiano stato con una frequenza, diciamo, di 40 millisecondi, il tempo tipico elementare per un cervello di fare un'azione è 40 millisecondi, e quindi 5-10 secondi sono centinaia di volte il tempo di base elementare dell'attività cerebrale. La memoria possiamo considerarla quindi come un sistema con un enorme stato di equilibrio. Se identifichiamo ogni oggetto che ricordiamo come uno stato di equilibrio della memoria, e ognuno di questi stati di equilibrio corrisponde quindi a un nostro possibile ricordo, e il vastissimo numero di cose, di situazioni che noi possiamo memorizzare dipende proprio dal grandissimo numero di stati di equilibrio che ha questa memoria. Allora, questi due esempi, e sia della memoria che dei cambiamenti di specie, fanno vedere che questa idea di sistemi dotati di tanti punti di equilibrio era diffusa in diverse branche della scienza già negli anni 70, ma non è affatto chiaro come si potesse attaccare il problema utilizzando le tecniche standard della fisica. Questi sistemi di cui vi parlavo e tanti altri erano complessi, erano differenti degli uni e degli altri. In fondo uno potrebbe dire che i sistemi semplici sono tutti simili e i sistemi complessi, ognuno è complesso alla sua maniera, però non è facile fare una teoria fisica matematica, e anche se i fisici avessero avuto cognizione, cosa che per la grande maggioranza non avevano, della teoria degli equilibri punteggiati, una tale conoscenza della teoria di Gould e Eldredge sarebbe stata del tutto inutile. Allora, noi sappiamo già da Einstein che per fare progressi, per poter modellizzare un sistema fisico, bisogna trovare un modello da studiare che sia il più semplice possibile, ma ovviamente non troppo semplice. Una volta trovato, questo modello può essere usato come trampolino per studiare altri problemi. E quello che, come dicevo prima, ha fatto il nostro Galileo Galilei, che riguarda la teoria tradizionale dell'attrito, ha incominciato a studiare il caso limite e poi è saltato. Quindi, la scelta di un modello semplice da partire per la
non solo per la sperimentazione ma anche per l'analisi teorica, è qualcosa che è fondamentale per poter procedere in maniera con successo nella fisica. E se uno partiva dagli esempi che avevo detto, le cose non erano affatto chiare, cosa, come andare, come muoversi. Quello che è successo è una cosa che è completamente, che sembra completamente sconnessa, e negli anni 60 è successo che i fisici avevano cominciato a studiare dei materiali esotici, delle leghe di oro in cui è diluito un pochettino di atomi di ferro. In realtà credo che io non c'ero all'epoca come fisico, ma credo di aver capito che questo studio era cominciato perché volevano utilizzare e capire come si comportavano gli atomi di ferro isolato, e per fare questo li hanno messi dentro delle matrici di oro. Però il risultato è che, misurando le proprietà magnetiche, quelli sui fisici si sono accorti che gli atomi di ferro, anche se erano isolati dentro queste matrici d'oro, sto parlando di leghe per esempio 1% di ferro, 99% oro, quindi atomi veramente di ferro sono separati gli uni dagli altri, continuavano a interagire fra di loro, e i modelli e questi sistemi magnetici avevano delle proprietà strane. E si è incominciato a studiarli sempre più in dettaglio, facendo esperimenti sempre più accurati in situazioni diverse, con campi magnetici diversi, migliorando anche la tecnologia, perché la tecnologia di infermi sui magnetici negli anni 60 sta facendo dei passi da gigante. Alla fine si sono identificati tutta una serie di fenomeni che però non si capiva l'origine. È stato fatto un modello semplice per descrivere questi sistemi da due fisici straordinari, Edwards e Anderson. Anderson è già citato, P.H. Anderson, che prese il premio Nobel. E poi questo modello è stato ulteriormente semplificato da Sheridan Kilpatrick. Allora, una delle cose principali che ho fatto è di studiare in dettaglio questo modello di Sherrington-Kilpatrick e di capire cosa descriveva e come, quali erano le proprietà. Però se io parlo di un modello di Sherrington-Kilpatrick e provo a descriverlo mediante equazioni, a parte che qui non c'è una lavagna, ma avrei potuto scrivere dell'equazione e proiettarlo, ma questo sarebbe stato probabilmente una cattiveria per la maggioranza dei presenti, io vorrei cercare di descrivere questo modello in un linguaggio semplice. Allora, una cosa che è fondamentale da capire è che la matematica è una scienza che non sa di che cosa si parla. Cioè, questo sembra un paradosso, ma quando voi dite che 2 più 3 fa 5, non sapete se sono 2 cavalli più 3 cavalli che fanno 5 cavalli, o che sono 2 bastimenti più altri 3 bastimenti, quindi sono delle proprietà formali, e poi una volta che questi oggetti sono stati trasferiti in equazione, l'equazione 2 per 3 uguale a 5 è valida per tutto, per tutti. Quindi nella descrizione di un modello matematico, perché in fondo quello che hanno fatto Sheridan e Patrick, hanno costruito un modello matematico che doveva avere l'essenza di questi veti di spin, e questo modello matematico può essere utilizzato anche per descrivere fenomeni molto diversi delle reti di spin. Allora, il modello più semplice che possiamo considerare è il seguente. In una stanza, pensate questo, ci sono tante persone che si conoscono e supponiamo, non è questo il caso, che alcune di loro sono simpatiche ed altre hanno un rapporto di antipatia l'uno con l'altro. A questo punto dobbiamo dividerlo, questi sono un po' troppi per metterli su 2 tavoli, immaginiamo di avere 20 persone, dobbiamo dividere in 2 tavoli di 10, cominciamo a dividerli in maniera casuale e poi permettiamo loro di cambiare posto fino a che uno non si raggiunge uno stato di soddisfazione generale e non si può ulteriormente migliorare la situazione. Però quello che uno si rende conto che dal punto di vista effettivo, per fare queste divisioni la cosa è complicata, perché bisogna da un lato, non è facile trovare la situazione ottimale,
il motivo per cui non è facile trovare la situazione ottimale, un problema di questo tipo è dello stesso tipo, e dobbiamo sedere 10 persone in una singola tavola facendo attenzione che le persone che è rotonda, che le persone vicino abbiano buoni rapporti e non mettere vicino persone che litigano. Anche questo è un problema molto complicato. Il motivo per cui questo è un problema complicato da risolvere è quello che viene chiamata la frustrazione. La frustrazione negli esseri umani e gli animali deriva da bisogni insoddisfatti. Allora, Freud ha messo in relazione frustrazione con le condizioni inibitorie che ostacolano la realizzazione di un dato obiettivo. Nella letteratura psicologica si possono trovare molte diverse definizioni diverse di frustrazione, ma a grandi linee è una situazione definita frustrante quando un ostacolo fisico, sociale, concettuale, ambientale impedisce la soddisfazione di un desiderio. Nel contesto dei veti di Spin o di altri sistemi fisici nasce quando ci sono degli obiettivi che sono incompatibili fra di loro. Facciamo un esempio. Io sono amico sia del signor Bianchi che del signor Rossi e vorrei sedermi vicino al tavolo con entrambi, però loro si detestano e si sono seduti a due tavoli e si siederanno certamente a due tavole differenti. A questo punto io sono frustrato perché non posso realizzare il mio desiderio di sedermi nello stesso tavolo di Bianchi che nello stesso tavolo di Rossi. Se non ci fosse stato Bianchi sarebbe stato tranquillissimo, lo stesso. Quindi quello che succede quando ci sono più richieste, diventa difficile soddisfare, impossibile soddisfare tutte, e questa situazione che incontriamo spesso nella vita diventa frustrante ed è sempre più complessa la soluzione quando abbiamo tanti individui. Prendiamo come un altro esempio le tragedie di Shakespeare, dove ci sono a volte due, qualche volta anche più di due gruppi tra di loro contrapposti e ogni personaggio deve decidere da che parte stare. Prendiamo tre personaggi di questo dramma e vedete la situazione è lo stesso, decidere in che campo stare è la stessa cosa che decide dal punto di vista matematico e in che tavolo stare seduti. Se tutte e tre si stanno simpatici a vicenda, prendiamo tre personaggi, supponiamo Anna, Beatrice e Carlo, se tutte e tre si stanno simpatici non c'è il problema, andranno nello stesso gruppo. Altre situazioni, se due, però in questo caso se c'è una persona che è antipatica a tutte e due, anche lì i due amici andranno nello stesso gruppo e la terza persona è un altro gruppo. Ma per esempio cosa succede nel caso in cui tutte e tre sono antipatici fra di loro? Evidente che tutte e tre sono antipatici fra di loro, è necessario che almeno due antipatici fra di loro siano nello stesso gruppo. In generale una tripletta di questo genere viene chiamata tecnicamente una tripletta frustrata. Questa è una definizione che aveva fatto un fisico francese, Gérard Toulouse. E quando ci sono molte triplette che sono frustrate, la situazione tenta a diventare instabile perché c'è un forte scontento e alcuni possono cambiare gruppo cercando di trovare uno stato in cui la frustrazione totale sia più bassa. Allora possiamo definire, anzi è stata definita la tensione drammatica di una tragedia di Shakespeare come il numero di triplette frustrate in cui è diviso il numero totale di e che ci sono. Studi dettagliati hanno mostrato che spesso nelle tragedie di Shakespeare all'inizio la situazione è tranquilla e la tensione drammatica è bassa, tutti quelli che fanno parte di un campo sono amici fra di loro, tutti quelli che fanno parte dell'altro campo sono amici fra di loro e nemici con quelli del primo campo. Poi la situazione si complica, due amici litigano fra di loro, due nemici si mettono d'accordo, fanno pace e incomincia a esserci una situazione in cui ci sono nemici nello stesso campo o amici nel campo opposto. A questo punto ci sono delle persone che non possono più stare in un dato campo, cominciano a passare in un altro campo, quindi c'è una situazione di alta tensione drammatica e poi verso la fine della commedia
verso la fine della tragedia, l'attenzione drammatica si risolve per tutta una serie di motivi, a volte estinzione dei personaggi, come avviene in certe tragedie, e a questo punto la tensione drammatica ritorna a zero e si torna in uno stato stabile. Allora, questo sistema, dal punto di vista matematico, corrisponde a quello, ai vetri di spin, a quei sistemi magnetici, quelle leghe oro e ferro, quando si sostituiscono le pole simpatico e antipatico con ferromagnetico. Ferromagnetico vuol dire che gli atomi magnetici vengono considerati come delle specie di trottole degli spin, e quindi portano un atomo magnetico punta in una certa direzione. Infatti quando gli atomi magnetici nella vostra calamita puntano tutti nella stessa direzione, creano un campo magnetico. Allora, dato che gli atomi di ferro tendono normalmente a mettersi nella stessa direzione, e quando due spin vogliono mettersi nella stessa direzione, si dice che la loro relazione è ferromagnetica, e quando vogliono andare in direzione opposta si dice che è antiferromagnetica. Allora, se le parole simpatico e antipatico le sostituiamo con ferromagnetico e antiferromagnetico, e identifichiamo gruppi di amici e nemici con insieme di spin orientate o verso l'alto o verso il basso, è esattamente il modello che abbiamo descritto prima. Ci sono degli spin, certi spin vogliono stare nella stessa direzione, certi spin vogliono stare nella direzione opposta, e a questo punto la dinamica del sistema, specialmente a bassa temperatura, cercherà di portare il sistema nell'energia minima possibile. E allora questo modello, questo è essenzialmente il modello che è stato fatto da Edward Anderson la prima volta, ed è stato semplificato ulteriormente da Sherrington e Kirkpatrick negli anni 70. Quello che era successo è che i risultati dell'analisi teorica di Sherrington e Kirkpatrick dava risultati contraddittori. Allora, io mi sono interessato a questo problema anche se non era il mio campo. Il motivo per cui mi sono interessato è abbastanza strano, cioè io stavo studiando un problema completamente diverso di fisica delle alte energie, e poi sono incappato su un articolo che parlava della teoria delle repliche, letto che questo articolo diceva che la teoria delle repliche funzionava bene, però in certi casi, come nel caso del modello Sherrington-Kirkpatrick, che dava dei risultati sbagliati. Allora, questa cosa mi aveva molto incuriosito per vari motivi, sia perché io volevo utilizzare questo metodo delle repliche e non volevo che poi desse risultati sbagliati, ma forse la cosa che mi aveva più colpito è il fatto che trovavo scandaloso che ci fosse un modello, un risultato in cui ci fosse un'analisi teorica fatta, che l'analisi teorica fosse intrinsecamente sbagliata perché dava risultati inconsistenti, e che però nessuno sapesse il motivo. E quindi mi pareva che questa fosse una macchia sull'onore dei fisici teorici in qualche modo, e che fosse necessario cercare di risolverlo. Quindi mi sono incominciato a studiare il problema. Mi ricordo molto bene che pochi giorni prima di Natale, l'ultimo giorno che è andato a Frascati prima di Natale, mi sono fotocopiato un po' di letteratura per portarmela a casa. E poi a questo punto ho lavorato per diversi mesi, e pian piano, dopo per diversi mesi, non riuscivo a fare nessun progresso. Poi a un certo punto i progressi sono incominciati ad arrivare, e alla fine dell'anno è riuscito a risolvere il problema, a cercare di capire un certo numero di proprietà di questo modello. La matematica che io avevo utilizzato era questa matematica abbastanza strana delle repliche, che era una matematica molto strana perché si divideva il sistema in un certo numero di repliche, poi si divideva in questi numeri di repliche, questi sottosistemi,
in sottosistemi che avevano un numero maggiore di repliche, cioè come se voi dicesse prendete due persone, le dividete in gruppi di tre, questi gruppi di tre li dividete in gruppi di cinque, questi gruppi di cinque li dividete in gruppi di 50, e cioè che, cosa che non ha ovviamente senso dal punto di vista matematico, però quello che succedeva è che se uno si trovava il naso o chiudeva gli occhi sul fatto che le cose che stava scrivendo non avevano senso dal punto di vista matematico, ma continuava a scrivere equazioni senza senso, alla fine il risultato veniva un risultato ragionevole. E la cosa più interessante è che il risultato ragionevole era d'accordo con quello che non solo era ragionevole, il risultato finale venivano delle equazioni sensate che non erano contraddittorie e che erano perfettamente, risolvevano quindi il problema di Sherrington-Kirkpatrick. Ovviamente è chiaro che poi questo approccio basato su equazioni abbastanza strane non era soddisfacente dal punto di vista matematico, e solo 20 anni dopo, nel 2000, c'è stata una prima dimostrazione matematica che i risultati che avevo ottenuti erano corretti. E solo 20 anni dopo, nel 2013, c'è stata una dimostrazione completa che tutti i risultati erano corretti. E quindi dal momento in cui è stata formulata la teoria utilizzando questa matematica che non aveva senso, fino al momento è stata dimostrata correttezza matematica, sono passati molti 30 anni, e ne sarebbero passati probabilmente molti di più se il fisico matematico Francesco Guerra non avesse avuto delle idee brillantissime che sono state il punto di partenza per dimostrare tutto. Allora, cosa c'entra tutto questo con la complessità? Io quando ho cominciato a studiare il problema, da un lato non solo non sospettavo nemmeno che ci fosse qualcosa fosse connesso alla complessità, e nella complessità in generale in quel momento storico all'età di 30 anni mi interessava, ma quello che che è successo, che solo studiando la soluzione, cercando di capire il significato delle formule che uno aveva scritto senza capirne il significato, ci siamo resi conto che il succo della teoria era che questi vetri di spin avevano molti punti di equilibrio, che quindi il sistema fisico o il sistema sociale e così via aveva tanti punti di equilibrio. E per me è stata una grande sorpresa, perché non avevo molto riflettuto sulla fisica dei materiali, e quindi quello che è successo è che i vetri di spin sono diventati il primo esempio fisico di sistemi reali in cui ci sono un punto di equilibrio e il numero di punti di equilibrio è estremamente elevato. Quindi questa è stata una scoperta, se volete, fatta a tavolino, e poi questa teoria è diventata un punto di partenza per capire come tutta una serie di sistemi potesse avere un gran numero di punti di equilibrio. Ma questo è venuto dopo, cioè una volta che uno aveva scritto le equazioni finali, pian piano non se ne è reso conto, perché tutto questo non è stato un sottoprodotto dell'analisi matematica. Allora, quindi, i vetri di spin sono stati un inizio di studio di tantissimi altri sistemi che hanno caratteristiche simili. Uno dei primi sistemi con queste caratteristiche sono state le reti neurali, che poi sono state considerate la base dell'intelligenza artificiale moderna, delle deep neural network, delle reti neurali profonde che poi sono alla base dell'intelligenza artificiale di adesso e di tutto quello che noi vediamo. Quindi erano stati tantissimi sviluppi nell'ambito della fisica, anche sviluppi nelle altre discipline, per esempio con la biologia, con questi network artificiali neurali, con problemi di ottimizzazione, con altri problemi di scelte vincolate e così via, su cui sarebbe lungo parlarne. Per esempio, una cosa che è stata estremamente interessante negli ultimi 10 anni è stato lo studio di quello che succede se prendete delle sfere dure e le mettete tutte assieme,
Cioè, per esempio, prendete 100.000 cuscinetti a sfera, li mettete dentro una scatola, li agitate e guardate la posizione, senza Twitter, guardate in che posizione vanno. E questo è stato uno dei grandi successi della teoria, però non ho il tempo per discutere tutti questi sistemi, ma quello volevo caratterizzare è che questi sistemi, in un modo o nell'altro, hanno un gran numero di punti di equilibrio. E questi sistemi hanno questa ricchezza senza sia necessario scegliere in maniera particolare i parametri del sistema. Questa crescita di tanti, questo avere tanti punti di equilibrio è una proprietà che in certe situazioni emerge naturalmente. Allora, la teoria dei sistemi complessi è stata quindi applicata a vari sistemi, la cui caratteristica più interessante è, come dicevo prima, l'esistenza di un numero di stati di equilibrio. In altre parole, cioè tutta l'idea che sta dietro, che ciò non si modifica col tempo come un bicchiere d'acqua, non è complesso, mentre un sistema che può assumere molte forme diverse lo è certamente. Se ci guardiamo attorno, guardiamo a noi stessi, agli animali, agli ecosistemi, alla terra e al clima, abbiamo tante complessità diverse intorno a noi. La cosa più interessante per me durante questo lavoro è stato arrivare agli strumenti fisici e matematici con cui affrontare la complessità. A tale proposito abbiamo un mio lavoro degli anni Ottanta che aveva un titolo molto bello, Facing Complexity, guardare in faccia la complessità, in cui sottolineavano che i problemi che nascevano proprio da guardare in faccia la complessità senza cercare di nasconderla sotto il tappeto. Ovviamente i sistemi, per rimanere complessi, devono avere un loro equilibrio interno, perché quello che potrebbe anche succedere è che il sistema smetta di essere complesso e vada in una situazione diversa, in uno stato che poi non è più modificabile. E per esempio, allora, quello che succede è quando guardiamo i sistemi complessi reali, una cellula vivente, il cervello, una società, un essere vivente come un animale, vediamo che in questi sistemi c'è sempre una costante competizione e anche una cooperazione tra un grandissimo numero di elementi che, a secondo dei casi, possono essere proteine, neurone, attori, le persone che compongono questa società. Questi sistemi non sono mai in equilibrio, ma tuttavia oscillano e fluttuano e passano da un dato sistema di equilibrio a un altro sistema di equilibrio. Un cane dorme, si sveglia, corre, frazioni completamente diverse, ma rimane in qualche modo un essere vivente. In questa situazione lo stato è flessibile e malleabile, è capace di adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente attraverso la transizione fra vari stati possibili, senza in questo modo perdere identità. In altre parole, noi dormiamo, ci svegliamo, ma non cambiamo identità. Il passaggio tra stati diversi di equilibrio offre a un essere vivente la possibilità di regolare il proprio comportamento in modo di adattarsi alle mutevoli esigenze, di un ambiente fluttuante. Tuttavia, se noi cominciamo a cambiare troppo certe priorità di un sistema complesso, il sistema complesso può diventare semplice. Per esempio, se noi prendiamo solamente gli atomi di ferro senza oro in mezzo o mettiamo poco oro in mezzo, gli atomi di ferro si allineano tutti nella stessa direzione. Altrimenti prendiamo un sistema che è un vetro di spin con tanto oro e poco ferro, incominciamo a levare l'oro o aggiungere il ferro, il sistema diventa un ferromagnetico. Quindi rispetto alle tantissime possibilità in cui possono orientarsi gli atomi di ferro quando sono dei vetri di spin, in questa situazione gli atomi di ferro vanno tutti nella stessa direzione e abbiamo un solo stato dal quale non ci possiamo più muovere. Quindi, in generale, è possibile che questo sistema delicato di cooperazione, di competizione, di stimolazione, in qualche modo di inibizione, per esempio nel nostro cervello è fondamentale che ci siano dei neuroni che stimolano altri neuroni e dei neuroni che inibiscono l'attività degli altri neuroni, quindi in qualche senso di controllo di sistemi di bilanciamento, e quindi questo sistema può essere in qualche modo violato. In quel caso quello che succede è che il sistema globalmente cambia,
l'interazione fra i sottosistemi si modificano e il sistema globale comincia a non essere più complesso e avviene qualcosa di anomalo. Esempi sono un tumore nella cellula, una malattia nei sistemi nervosi e una dittatura nella società. A questo punto la complessità del sistema degrada e il funzionamento del sistema nella sua interezza è severamente danneggiato o addirittura eliminato. Quindi vorrei concludere prendendo spunto da quello che scrive il mio caro amico Imre Condor, che asserisce che la perdita della complessità è pericolosa. E vorrei ricordare il monito attribuito a un grande storico ottocentesco, Jacopo Burckhardt, che ha studiato a fondo i processi politici e sociali, la negazione della complessità e l'essenza della tirannia. Grazie. Grazie. Grazie mille al professor Parisi. Ed ora chiedo a tutte e a tutti di alzarci in piedi ed ascoltare l'inno accademico, il Gaudeamus Igitur, eseguito dal Concentus Musicus Patavinus dell'Università di Padova, diretto oggi dal maestro Bortolami. Grazie a tutte e a tutti di essere venuti. La cerimonia si conclude qui. Grazie.